da Target. E io vi ricordo che mancano 18.848 ore al 2000. Vai amore! Sono arrivata in Italia perché mia mamma si è innamorata di un uomo italiano e mi ha trascinato in Italia per questo. Mi sono presentata in una agenzia di moda e ho detto fatemi lavorare. Sono andata in metro, mi sono trovata il mio fondoschiena e il mio seno appeso ovunque. E mi sono riconosciuta dal neo perché inizialmente ho detto non è possibile una cosa così. Ho avuto un bel sedere a lavorare subito, sì. Si racconta Michelle Hunziker, che Ramazzotti ringraziò di esistere e che ha dato un senso al suo nome, Eros. Sono una divoratrice di film, passo le mie serate a guardare film. Mi piacerebbe tanto fare un film con Al Pacino. Non guardo moltissima televisione. Mi hanno chiesto chi corre di più, se io o Alessia. Cosa devo rispondere? Corre forse più lei verso il successo di me, io sono all'inizio. Speriamo che tra poco corro anch'io verso il successo. La mia prima esperienza televisiva era appunto Il Cervellone. Non è stato divertente perché ci sono stati dei malintesi, è stato allucinante. Dopo Paperissima Spring ho tentato Colpo di Fulmine, altrettanto bella produzione. Ci si trova da Dio. Ho incontrato Eros in una vacanza estiva a Milano Marittima, in una discoteca. Ci siamo ritrovati per caso in un bar a Milano Marittima dopo 2 ore e da lì abbiamo cominciato a chiacchierare e ci siamo scambiati i numeri. Esattamente dopo 4 mesi di convivenza sono rimasta incinta. Non mi reputo tanto normale come ventenne perché ho già una figlia, ho bruciato tanto i tempi, Mi manca molto il fatto di uscire di più, di andare a casa delle amiche, truccarmi insieme alle mie amiche perché è sabato sera, perché si deve andare in discoteca, questo è da 2 anni non lo faccio più. Io il mio uomo me lo gestisco coltivando la passione perché dopo aver avuto un figlio non è vero che il rapporto diventi monotono, bisogna coltivarlo soprattutto sessualmente. 1, 2, 3, Bene.